Un nuovo corso per volontari AVO all'ospedale San Donato di Arezzo per poter appunto diventare... Un volontario è capire come approcciarsi con i malati. Sono figure fondamentali, sono un supporto per i pazienti, per gli utenti, per i loro familiari e anche per gli operatori, perché hanno un ruolo di ascolto anche e soprattutto in situazioni di difficoltà che possono ritrovarsi in tante condizioni, in pronto soccorso, eh, negli ambulatori di oncologia, nei reparti di degenza che ricoverano i pazienti più fragili. Eh, I nostri volontari dell'AVO hanno una speciale. Le capacità di ascolto, di attenzione nei confronti dei bisogni umani, oltre che dei bisogni sanitari, clinici e assistenziali. Hanno una grande esperienza sotto questo punto di vista e quindi offrono un supporto nei momenti più difficili dei percorsi ospedalieri dei nostri pazienti. Il corso è appena iniziato, terminerà il 30 di ottobre, avviene una volta all'anno, ma chi volesse avvicinarsi all'associazione lo può fare in qualsiasi momento. Avo è sempre aperto tutto l'anno a nuovi entrati. Indubbiamente il corso di formazione c'è una volta all'anno, però noi riusciamo anche a inserirli in un percorso di tutoraggio affiancati appunto da un tutor, da un, AVO, da, un, da un Avo esperto. Ci sono delle caratteristiche per poter essere volontario Avo? Sì, ci sono delle caratteristiche, prima di tutto una predisposizione all'ascolto all'altruismo, eh, bisogna essere persone sensibili perché il volontario Avo e il volontariato Avo è di, diverso dagli altri volontariati. È veramente un volontariato proprio di ascolto, noi ehm, cerchiamo di instaurare con il paziente, con il malato, un, un rapporto empatico, ma un rapporto proprio di ascoltare, di ascoltare i problemi, di ascoltare la sua giornata, di ascoltare quello che vorrebbe fare, quello, eh, di ascoltare le sue paure. Quindi il volontario Avo deve essere predisposto alla calma, alla tranquillità all'ascolto. Mi piace ribadirla questa parola, ma è il nostro focus. Il tempo che i volontari dedicano a questa attività sono circa due ore a settimana, molto quello che portano a casa. Per esperienza personale, quelle due ore alla settimana ti ricaricano veramente per tutta la settimana, perché qui dentro ci rendiamo veramente conto di quali sono i problemi, le sofferenze delle persone, la malattia. Tutto fuori ci sembra problematico, tutto fuori tutti abbiamo i problemi, ma il problema qui su e giù, qui dentro ci sono i veri problemi. E venire a contatto quotidianamente con la malattia ti permette di fare il paragone e ti permette quindi di affrontare poi eh, la settimana in una maniera differente. Ci fa un po' ridimensionare le nostre problematiche. Ci fa stare con i piedi per terra.